Oggi ti presentiamo l'Atlante delle infrastrutture blu e verdi. Ma cosa si intende con infrastrutture blu e verdi? Partiamo dal paesaggio. Il paesaggio, che può essere considerato come un sistema complesso di ecosistemi, integra gli eventi della natura alle azioni dell'essere umano. Quello che la natura ci dà, risorse per produrre e lavorare, l'assorbimento dei rifiuti, l'acqua o l'aria, lo chiameremo capitale naturale. È importante preservare il capitale naturale. Non tutte le risorse sono rinnovabili e se le utilizziamo senza favorirne il rinnovo potrebbero esaurirsi. Noi utilizziamo il capitale naturale come se fosse gratuito e illimitato, ma non è né l'uno né l'altro. Per questo è importante che le strategie di pianificazione e costruzione del territorio siano innovative e siano guidate dalle migliori decisioni possibili per preservarlo. Le infrastrutture blu e verdi sono la nuova priorità degli investimenti dell'Unione Europea, soprattutto negli ambienti urbani. Si tratta di reti dotate di elevata qualità ecosistemica, composte da elementi naturali e seminaturali e dalle loro connessioni. Questa rete, che include spazi blu, cioè acquatici, e spazi verdi, cioè terrestri, utilizza processi naturali per migliorare la qualità dell'acqua, anche quella per il consumo umano, e per migliorare la funzione idrologica del paesaggio urbano. A differenza delle infrastrutture artificiali, cosiddette grigie, le scelte che questa rete invita a fare sostengono l'economia verde e riguardano diversi ambiti della vita. Sviluppo urbano, gestione delle acque, gestione dei rischi da catastrofi, cambiamenti climatici, energia, sviluppo rurale, affari marittimi e pesca, sanità, trasporti. In ciascun ambito, la rete promuove soluzioni sostenibili, meno costose, durature e che si basano sulla natura. Per esempio, nell'edilizia prevede l'utilizzo di materiali sostenibili, giardini pensili, muri verdi che producono meno emissioni di gas a effetto serra. Oppure nei trasporti, invita alla costruzione di corridoi verdi a basso consumo energetico, optando per scelte che possono far risparmiare energia per il riscaldamento e il raffreddamento. Anche nella gestione delle catastrofi promuove scelte sostenibili, come la creazione di aree alluvionali funzionali o corridoi verdi e zone umide litoranee per ridurne gli effetti. Promuovendo queste azioni, la rete migliora la qualità dell'ambiente, aria e acqua, e quindi della salute. Riduce la trasmissione delle patologie. Invita a un corretto utilizzo del suolo. Collega le aree urbane. Riduce la distanza tra produzione e consumo alimentare. Crea opportunità di lavoro. Sostiene l'inclusione sociale. Sostiene quindi lo sviluppo sostenibile. Santa Maria di Sala è un comune che è attraversato da un fiume che si chiama l'Usore e dal Muson dei Sassi. Sono due affluenti importanti che poi sono stati definiti due fiumi molto critici nei momenti in cui ci sono tantissime piogge, in cui il rischio idraulico è molto alto. La passata amministrazione, parlo nel 2016, abbiamo inserito all'interno del nostro territorio due vasche di laminazione e queste vasche di laminazione, in collaborazione con il Consorzio Acque Risorgive, sono state effettuate e hanno messo in sicurezza una zona importantissima del nostro territorio nei casi di grande criticità e non di bombe d'acqua. Queste vasche di laminazione sono fondamentali, tengono bassi tutti gli affluenti che vanno sull'Usore e tutto ciò che passa attraverso le altre frazioni. Abbiamo una pista ciclabile che ci passa vicino, in cui costruiremo un ponte in cui tutti i cittadini di Santa Maria di Sala possono andare su queste vasche di laminazione che sono diventate un'oasi naturale, perché vogliamo che questi territori vadano in sicurezza, che possano essere fruibili dalla nostra popolazione, dai nostri concittadini e possano goderne anche nei momenti belli. La città metropolitana di Venezia ha valorizzato le soluzioni proposte dall'Atlante, integrandole con i tre pilastri dello sviluppo sostenibile nel piano strategico metropolitano. L'Atlante, in sintesi, è una raccolta delle infrastrutture blu e verdi già esistenti, in corso d'opera o di prossima realizzazione. Propone delle linee guida per la conservazione e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti e per la creazione di nuovi elementi e connessioni.
Infine, attraverso i diversi piani urbanistici, questi interventi possono essere realizzati. Veneto Adapt ci dava un compito importante, era quello di fornire ai territori e ai comuni un quadro di riferimento degli strumenti per sviluppare i loro piani d'azione per l'energia e il clima. Tra questi strumenti abbiamo sviluppato l'Atlante delle infrastrutture blu e verdi, che ha una doppia importante valenza a nostro avviso. Da un lato esamina le azioni e i progetti, gli interventi che ciascun comune sta già svolgendo sul proprio territorio, dall'altro è invece anche vedere nella progettualità che ci si sta aspettando quale tra questa è effettivamente adatta a questa nuova tematica globale, che è quella del cambiamento dei cambiamenti climatici. Ovviamente un atlante è una fotografia, un fotogramma. Noi abbiamo fissato su carta, ma anche su GIS, quindi su strumenti anche dinamici, la situazione ad oggi. Quindi l'obiettivo principale è dire ai comuni: guardate, siete sulla strada giusta, ora bisogna cominciare a lavorarci, e partendo da questo avviare un programma di monitoraggio, verificare le idee che avete inserito e che abbiamo riconosciuto all'interno dell'Atlante, e anno dopo anno aggiornarlo, modificarlo, integrarlo. Il governo del territorio metropolitano pone infatti l'attenzione su la salvaguardia della laguna di Venezia e delle aree umide, il recupero delle aree produttive dismesse e la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli ambiti naturali e la riforestazione, il contrasto al dissesto idrogeologico determinato dai sempre più frequenti allagamenti, la cooperazione tra le comunità. L'Atlante serve anche per individuare le criticità. È per questo che è stata costruita una piattaforma web SITM, Sistema Informativo Territoriale Metropolitano, per raccogliere le specifiche informazioni dai comuni e migliorarne i contenuti. Il territorio è stato poi diviso in 4 macrocategorie: area di terraferma, aree fluviali, aree lagunari, umide costiere e aree solo costiere, e 21 aree di studio per l'adattamento. Nel 2021 sono stati mappati 117 interventi di forestazione urbana, riqualificazione ambientale e altri recuperi. L'Atlante si può consultare in PDF sul sito web www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.